Pace e bene, carissimi amici. Dopo diverse puntate in trasferta, eccoci di nuovo in studio. C'è qualche piccolo vantaggio anche a registrare qui in studio, ed è che qui posso dialogare più direttamente con voi. Qui ci siamo soli, io e voi. Voglio anzitutto ringraziare di cuore tutti quelli che hanno collaborato a questa raccolta di fondi per sovvenzionare alcune nostre iniziative in Africa. Pensate, siamo arrivati già alla cifra di 30 milioni e l'incaricato mi dice che è destinata anche ad aumentare questa somma. Alla fine vi faremo sapere l'ammontare esatto e anche le due iniziative, una in Benin e una in Burkina Faso, per le quali vorremmo un po' spendere questi soldi. Adesso concentriamoci sul Vangelo. Il Vangelo di domani è tratto come sempre dai discorsi di Gesù nel Vangelo di Giovanni, e il Vangelo di Giovanni ha un modo di riferire il pensiero di Gesù tutto suo, che possiamo chiamare a spirale o a vite. Quando Giovanni aborda un tema, qui tra l'altro vediamo un'icona in cui c'è Giovanni che detta il Vangelo al suo segretario, lui vede ricevere l'ispirazione dall'alto e detta il Vangelo. Quando Giovanni affronta un tema, non lo esaurisce per poi passare a un altro, ma vi ritorna continuamente sopra, ogni volta però con un approfondimento. Voi immaginate uno che sale per le scale a chiocciola verso la sommità di un campanile, apparentemente gira su se stesso, però ogni volta si trova a un gradino superiore e vede una fetta di panorama più larga. Nel Vangelo di domani il tema che continua, che ricorre, è quello dell'amore. Dice Gesù: se uno mi ama osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Invece il tema nuovo, l'approfondimento, diciamo un po' il passo in alto, è il tema della pace. Noi, ricorderete, abbiamo trattato già il tema dell'amore nella puntata che abbiamo registrato a Troina in Sicilia. Comunque questa volta ci concentriamo sul tema della pace. Gesù dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Di che pace parla Gesù in questo testo? Non parla della pace esterna, politica, tra le nazioni, consistente nell'assenza di guerre. Di questa parla altre volte, per esempio quando dice: beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Questa volta invece parla della pace interna, del cuore, della persona con se stessa, e che è una pace essenziale. Anche noi dobbiamo questa volta concentrarci proprio su questa, dimenticando per un istante anche il problema assillante della pace tra le nazioni, tra le religioni e tra le razze. Tra l'altro questa è la pace fondamentale, carissimi amici, perché se non c'è la pace nel cuore degli uomini è inutile sperare la pace tra i capi dei governi. Io dico che miliardi di gocce d'acqua sporca non faranno mai un mare pulito, e miliardi di cuori senza pace non faranno mai un'umanità pacifica, vero? Tra l'altro è anche la pace alla quale tutti profondamente, ansiosamente anneliamo. Se si facesse un'inchiesta e si ponesse la domanda alle persone: cosa desideri più di tutto nella vita? Io sono convinto che se si desse un po' di tempo per riflettere, molte persone risponderebbero: pace, un po' di pace. E dico così perché l'ho sentito spesso dire io stesso. Però se si ponesse in questa ipotetica intervista una seconda domanda: cosa intendi per pace? Cosa cerchi quando cerchi la pace? Forse la risposta sarebbe già più difficile. Allora, proprio per aiutare le persone a rendersi conto di che cosa cercano quando cercano la pace, vorrei adesso spendere un po' questo nostro tempo. La parola pace traduce una parola ebraica usata da Gesù che suona shalom, una parola che ha delle vibrazioni particolari. È la parola che Gesù usava quando salutava gli apostoli, per esempio nel Cenacolo, dicendo pace a voi. È anche la parola con cui gli ebrei si salutano quando si incontrano, shalom aleichem, che significa sia pace su di voi. Nella Bibbia la parola pace non indica solo l'assenza di guerre, indica positivamente qualcosa di molto più profondo, indica un benessere, indica riposo, successo, gloria, insomma tutto quello che di meglio una persona si aspetta dalla vita.
tanto che si parla del Vangelo della pace come se pace riassumesse tutto il contenuto del Vangelo. Sapete che anche gli apostoli iniziano le lettere salutando i fedeli dicendo grazie a voi e pace. La pace non è solo qualcosa che Dio dà, è anche qualcosa che Dio è. San Paolo lo chiama il Dio della pace. Proprio per questo, carissimi amici, è impossibile raggiungere quella pace del cuore a cui aneliamo senza Dio contro Dio. La Bibbia dice non c'è pace per gli empi. Il nostro amico Sant'Agostino aveva cercato anche lui questa felicità, questa pace per altre strade, per esempio l'amore umano, la filosofia, la gloria, e poi alla fine aveva concluso così: tu ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Il che vuol dire, qui vediamo un'icona di Sant'Agostino che scrive le confessioni, che vuol dire che il nostro cuore sarà sempre inquieto, vuol dire senza quiete, senza pace, finché non riposa, non ha trovato Dio. Come le acque non si danno pace, non cessano di scorrere finché non si sono ricongiunte con il mare, così il cuore dell'uomo finché non si è ricongiunto con Dio. Il nostro Dante ha detto la stessa cosa con un verso che è ritenuto da molti il più bello di tutta la Divina Commedia. È la sua volontà è nostra pace, cioè la nostra pace è nella volontà di Dio. Proprio perché è un dono dall'alto questo, più che una conquista questa pace, non dipende tanto dalle circostanze esterne che possono essere più o meno favorevoli. Gioia, tristezza, salute, malattia si possono alternare, ma questa pace profonda, se c'è, resta, come il mare agitato in superficie, ma nel fondo è sempre tranquillo. Ora, carissimi amici, vorrei farvi vedere una testimonianza che dimostra questo, cioè come questa pace del cuore, quando c'è, può resistere anche in situazioni nelle quali ci si aspetterebbe di trovare solo la più profonda angoscia. Ascoltiamola insieme. Mi chiamo Mara, ho quasi 49 anni e esattamente un anno fa mi è stato diagnosticato un tumore al seno. È successo tutto all'improvviso, dall'oggi al domani, tant'è che dalla diagnosi è trascorsa una settimana da che sono stata sottoposta all'intervento. Era tra l'altro un tumore avanzato, andava avanti già da un paio d'anni. Quando me l'hanno diagnosticato ho pianto perché mi sono spaventata da matti. Ero insieme a mio marito e sono andata subito a casa di mia madre. Lì ci sono due cani meravigliosi, si sono accorti che c'era qualcosa che non andava bene. Mi si sono messi accanto, uno da una parte e uno dall'altra, hanno iniziato a leccarmi e io in quel momento ho visto gli animali più importanti delle persone e ho allargato il pensiero a tante altre cose. Ho guardato mia madre, mio marito, ho guardato le pareti del soggiorno di mia madre che è tappezzata di immagini di Gesù, della Madonna e così via, mi sono detta in ottima compagnia. E da quel momento è incominciata la mia battaglia, che per ora è vincente. E ho fatto tutto quello che dovevo fare, sono stata operata il venerdì prima del venerdì di Passione. E sono stata dimessa il venerdì santo. Ho voluto assistere a quella processione nonostante fosse stata dimessa proprio quel giorno, perché mai come allora l'avevo sentita così importante, così vicina. E da quel momento la mia vita è cambiata. Sapere che si può morire così da un momento all'altro e comunque sapere di avere una malattia abbastanza brutta fa apprezzare e capire tutto quello che sino a quel momento si era dato per scontato. La fede è fondamentale, perché se è vero, come io ritengo che sia vero, che per noi cristiani, per i credenti, la vera vita incomincia
quando finisce questa, è pur vero che questa, pur essendo una vita di passaggio, visto che Nostro Signore ce l'ha data, abbiamo il dovere di viverla nel modo migliore possibile e far di tutto per conservarla. Ho scoperto di una dote in me, la capacità di trasmettere ad altri le mie sensazioni positive. E quando mi hanno detto che se anche proprio fossi stata sfortunata altri 9-10 anni mi sarebbero comunque rimasti, ho detto ne ho di belle cose da fare ancora. E poi non lo so, la mia storia è questa. Siamo Mara, la signora di Alghero, per questa testimonianza. Lei non voleva assolutamente farla, l'abbiamo dovuto costringere. Diceva, ma la mia storia non ha nulla di straordinario, proprio perché non ha nulla di straordinario può incoraggiare molti. Quello che si oppone a questa pace del cuore è il turbamento. E difatti Gesù dice, non sia turbato il vostro cuore e non abbiate paura. E qualcuno può dire, facile a dirsi, come si fa a evitare l'ansia, l'angoscia? Noi viviamo in un'epoca di angoscia, è stato detto. Guardate.